Stasera viviamo un'esperienza diversa perché proponiamo un concerto meditazione. La cappella musicale, recentemente istituita, anche se da qualche tempo ci si lavora, formata da oltre 40 persone, accompagnata dal maestro Cesare Ganganelli e all'organo, l'organista titolare della Chiesa Cattedrale, il maestro Eugenio Maria Fagiani, guiderà stasera un momento speciale in quanto vivremo dei brani dedicati a Maria intervallati da meditazioni del nostro Vescovo Andrea. Non vuole essere quindi un semplice concerto, ma l'obiettivo è di aiutarci a meditare elevando poi lo spirito con il canto. E allora a tutti buona preghiera e buona meditazione. Buonasera anche da parte mia e buon ascolto, buona partecipazione a questo concerto che è bellezza e arte e vuole diventare, come ci diceva il Vicario Generale, anche preghiera e meditazione. E ho pensato di condividere quattro passaggi di una bellissima meditazione di Don Tonino Bello, che fu vescovo di Molfetta. Sono parole e pensieri su Maria, compagna di viaggio, immaginando che il viaggio è la vita, i tempi diversi della vita, e Maria ci accompagna nel cammino della vita. E mi sembrava una meditazione opportuna quando noi guardiamo alla Madonna del conforto, il conforto che è anzitutto la compagnia di Dio che Maria ci regala. Il conforto è condivisione, cammino, vicinanza che accompagna una vita intera. Ecco perché allora le parole di questa sera del Vescovo Tonino Bello e con la luce, lo sguardo per noi della Madonna del Conforto, potremmo dire compagna del viaggio della nostra vita. Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, ogni volta che contempliamo le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te e proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vicino. Asseconda pertanto il nostro desiderio di prenderti per mano e accelera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi. Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma contemplandoti quale icona della sollecitudine umana verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la città, recandole gli stessi frutti di gioia che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi nuovi. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani e preservaci dalla tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie
perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà, la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra. Dà alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali, intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. Rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono, e infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole.
Santa Maria, Vergine del Meriggio, donaci l'ebbrezza della luce. Stiamo fin troppo sperimentando lo spegnersi delle nostre lanterne e il declinare delle ideologie di potenza e l'allungarsi delle ombre crepuscolari sugli angusti sentieri della terra per non sentire la nostalgia del sole meridiano. Strappaci dalla desolazione dello smarrimento e ispiraci l'umiltà della ricerca. Abbevera la nostra arsura di grazia nel cavo della tua mano. Riportaci alla fede che un'altra madre, povera e buona come te, ci ha trasmesso quando eravamo bambini e che forse un giorno abbiamo in parte svenduto per una miserabile porzione di lenticchie. Tu, mendicante dello spirito, riempi le nostre anfore di olio destinato a bruciare dinanzi a Dio. Ne abbiamo già fatto ardere troppo davanti agli idoli del deserto. Facci capaci di abbandoni sovrumani in Lui. Tempera le nostre superbie carnali. Fa che la luce della fede, anche quando assume accenti di denuncia profetica, non ci renda arroganti o presuntuosi, ma ci doni il gaudio della tolleranza e della comprensione. Soprattutto però liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento, sia pubbliche che private, e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue sull'altare della ferialità.
Santa Maria, Vergine della Sera, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno e si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, che non sembra estranea neanch'essa alle lusinghe della frammentazione, del parrocchialismo e della chiusura nei perimetri segnati dall'ombra del campanile. Te lo chiediamo per la nostra città, che spesso lo spirito di parte riduce così tanto a terra contesa che a volte sembra diventata terra di nessuno. Te lo chiediamo per le nostre famiglie, perché il dialogo, l'amore crocifisso e la fruizione serena degli affetti domestici la rendano luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. Te lo chiediamo per tutti noi, perché, lontani dalle scomuniche dell'egoismo e dell'isolamento, possiamo stare sempre dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e muore. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la solidarietà tra i popoli non sia vissuta più come uno dei tanti impegni morali, ma venga riscoperta come l'unico imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza e i poveri possano assidersi con pari dignità alla mensa di tutti e la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani.
Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e irrompe la prova, e sibila il vento della disperazione e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni o il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell'ora del nostro calvario, tu che hai sperimentato l'eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. Riempi di presenze amiche discrete il tempo amaro di chi è solo. Spegni focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane e conforta col baleno struggente degli occhi chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu, Vergine dell'Avvento, stai aspettando la luce. Le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Così sia.
esclusiva di ringraziamento e di augurio. Di ringraziamento al coro e alla cappella musicale della cattedrale che così in modo bello e professionale, arricchente, questa sera ci ha accompagnato in questa meditazione che è stata di parole ma soprattutto di canto, di arte e di musica. E quindi a loro davvero il grazie per il dono di questa sera che arricchisce la novena della Madonna del Conforto. Grazie davvero a tutto il coro, ai solisti, grazie al maestro di cappella e grazie al maestro organista della cattedrale e a tutti quelli che hanno reso possibile questa serata. Il grazie anche perché credo che una cattedrale non è tale se non ha una propria cappella musicale, e quindi che si sia ricostituita e voi possiate accompagnare il cammino liturgico e la vita della cattedrale è un dono molto molto importante e di cui io vi sono grato e accompagno anche con la mia partecipazione, la mia gratitudine e la mia vicinanza. E poi l'augurio, oltre al grazie a tutti voi che siete stati qui questa sera, l'augurio che parte dalle parole del Vescovo Tonino Bello di Maria, che accompagna il viaggio della vita dal mattino al meriggio, alla sera, alla notte e nell'attesa dell'aurora, e pensando che se così è con noi Maria, noi che veneriamo qui ad Arezzo la Madonna del Conforto, siamo invitati non solo ad accogliere noi questo dono, ma a diventare portatori nella vita e nel mondo di questo dono del conforto che è Maria. Allora, le tante occasioni di vicinanza, di attenzione alle persone, a chi ci sta accanto o magari anche più lontano e ha bisogno di conforto, ora chiama noi. Chiama noi a portare quel conforto che noi accogliamo da Maria e di cui siamo chiamati a diventare testimoni. Grazie e buona serata a tutti.